risorgiva Gargantini. Oggi Renzo Della Valle pescherà Spinfly. Renzo? Sì. Perché hai scelto questo streamer? Ho scelto questo streamer perché ho visto che le condizioni dell'acqua non sono perfette, ha piovuto, quindi l'acqua si è sporcata abbastanza, e questo streamer che ha fatto qui l'amico Roberto molto bene, è molto visibile, la testina è stata colorata di giallo, quindi sì, attira sicuramente anche le piumine del gallo, anche le piumine del gallo. Il codino che è bianco, per cui sì, insomma, massima visibilità per condizioni che non sono ottimali. Boh. Che filo usi? Il filo che ho sul mulinello è uno 008, in questo caso, sempre nanofil, e molto questo robusto. Peserà sul grammo e mezzo, questo, e sì, si lancia, questo streamer si lancia tranquillamente a qualsiasi distanza, quindi problemi non ce ne sono assolutamente. Se poi dovesse abboccare magari anche qualche pesce più grosso, tipo gli uco che ci sono, che abbiamo visto ieri, qualcuno, sì, e magari c'è anche qualche speranza di poterlo tirare su. Bene. Ok. Vediamo un po' che succede. Vediamo cosa succede.
Allora Renzo, ti sei divertito? Sì, sì, sicuramente, sicuramente. Beh. Anche se le condizioni non erano perfette, abbiamo attaccato dei salmerini e delle fario. Tra l'altro le fario sono molto colorate, è una versione lacustrizzata. Belle, veramente bei pesci. E complimenti anche ad Adriano Gargantini che ha gestito la riserva in una maniera eccellente. E lo spin fly? E lo spin fly funziona, funziona, è da provare. Provatelo, okay. Partendo magari con esche più facili e poi a salire. Pesantine, così pesantine, si lancia facilmente e poi piano piano. Alle secche, alle secche che pesano pochissimi centesimi di grammi. Grazie Renzo.